Where many political activists were harassed, imprisoned, murdered, or otherwise neutralized. As a result of being targeted by Tel CROW, I, like many other young people, was faced with the threat of prison, underground, exile, or death. The FBI, with the help of local police agencies, Systematically said false accusations and fake news articles to the press, accusing me and other activists of crimes we did not commit. Although, in my case, the charges were eventually dropped or I was eventually acquitted, the national and local police agencies created in the situation were based on their false accusations against me. Any police officer. Il cibo del carcere era terribile, anzi, era disgustoso. Era il peggior cibo di qualsiasi altro istituto penitenziario in cui sono stata dopo di allora, il che è quanto dire. Stavo seduta aspettando il pranzo, la cena, con una fame infernale e loro mi portavano dei pezzetti di roba marrone, verdastra, iridescente che fluttuava in un liquido acquoso, stufato di fegato lo chiamavano, oppure del grasso di agnello che galleggiava in una specie di acqua che avrebbe dovuto essere stufato di agnello. E quella robaccia sgradevole a vedersi e dall'odore nauseabondo aveva un sapore ancora peggiore del suo aspetto. Il posto era infestato da mosche e anche il cibo. La sola cosa che si poteva mangiare erano le uova, quando c'erano, e le patate schiacciate. Vivevo delle noci e dei dolci che comprava allo spaccio e della frutta che mi portava la mia famiglia durante le visite. Una mattina ci portavo. Una settimana ci portarono ogni giorno una cosa puzzolente che spacciavano per ravioli. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Decidemmo di scioperare. Scrissi una petizione che firmarono tutte e che mandammo alla caporeparto. Costei accettò di discutere la situazione del cibo, ma si rifiutò di parlare con me. Disse che il fatto che io avessi parlato del cibo come brodaglia dimostrava che ero irragionevole. Il cibo miglior, migliorò per un paio di giorni e poi si ritornò alla solita schifezza brodosa. La guardia che mi controllava doveva essere la più vecchia bionda scema al mondo. Recitava questo ruolo alla perfezione. Era curiosa ed era anche una gran pettegola. Ogni volta che mi vedeva sorrideva e faceva finta di essere iper gentile. Un giorno c'erano degli operai che stavano facendo un enorme buco nella parete per installare dei nuovi circuiti elettrici. Appena arrivata, quella cominciò ovviamente a farmi delle domande. Cosa stanno costruendo? Risposi: non l'hai saputo? Ebbene hanno approvato una legge speciale, ci sarà la mia esecuzione. Stanno costruendo una camera a gas. Come? Esclamò indignata. Come? E nessuno me lo ha detto? e scappo via di corsa per informarsi del perché nessuno l'avesse avvisata. Le luci venivano spente ogni sera alle dieci. Io ero fortunata perché c'era un interruttore che potevo usare nel bagno vicino alla mia cella. Spostavo la brandina così ricevevo più luce e leggevo tutta la notte. Quando ero stanca di leggere spegnevo la luce e guardavo fuori dalla finestra. All'esterno la polizia pattugliava la zona.

Questa volta sobbalzarono più forte. Potevi pensare d'essere durante la seconda guerra mondiale con i giapponesi a due passi di distanza? Aspettai per un po'. Quando si furono calmati, con una voce più acuta di prima gridai: Noi! Nahi! Puntarono i loro fucili e camminarono a ritroso, preparandosi a sparare contro qualsiasi cosa si muovesse. Poi, per caso, la mia tazza di ferro cadde sul pavimento. Bene. In neanche un secondo erano a terra, strisciando e tenendo i loro fucili. Quando vidi quei pazzi strisciare nel cortile, in quel modo non riuscii più a trattenermi. Risi fino a star male, la grande, la, la forte, la cattiva polizia che strisciava per terra, spaventata dalla propria ombra. Ogni tanto lo rifacevo con poliziotti diversi e di solito i risultati erano simili. Ma non fu mai più così divertente come quella prima sera. Siccome avevo una clavicola rotta, dovevo portare un busto ortopedico intorno alle spalle. Era fatto di plastica e cotone, con un minuscolo fermaglio di metallo, di meno di un paio di centimetri sulla schiena. Una mattina, mentre stavo mangiando, una guardia entrò nella cella e lo portò via. Non lo puoi tenere. Perché? Perché contiene del metallo, rispose. Non puoi tenere niente di metallo. Stavo seduta su una brandina di metallo, bevendo da una tazza di metallo, mangiando in un piatto di metallo, ed ora questa poliziotta mi diceva in faccia che non potevo tenere il busto ortopedico per quel minuscolo fermaglio metallico. Feci un putiferio, ma mi resi conto che stavano effettivamente, come dicevano loro, obbedendo a degli ordini. Se il medico dice che ne hai bisogno, puoi riaverlo indietro. Non appena il dottor Miller venne al carcere chiesi di vederlo, senza il busto, la spalla era debole e fragile. Facevo fatica a stare diritta in piedi, non si preoccupi di quel vecchio busto. Mi disse Herr dottor: Non ne ha bisogno. Mi trattenni a stento dal dargli un calcio nei testicoli. Per fortuna, quella stessa settimana mi venne a visitare un medico esterno, specialista in ortopedia. Era un dottore molto bravo e gentile. Disse alla guardia in termini decisi che avevo bisogno del busto e che senza sarei potuta rimanere storpia. Mi fece coraggio per quanto riguardava la mia mano, dicendo che avrei potuto riconquistarne l'uso completo e alla fine mi restituirono il busto. È circa in quel periodo che cominciarono i miracoli. Adesso ero sicura che la mia mano stava riprendendo vita, incominciavo ad essere in grado di dirle di fare qualche cosa ed essa rispondeva agli stimoli. Ogni più piccolo progresso era un miracolo. Essere capace di toccare il mignolo con il pollice, raccogliere una tazza, tenere in mano un pennello, pizzicarmi, erano prodezze che richiedevano giorni di pratica finché riuscivo a farle. E poi arrivò il giorno in cui seppi che ce l'avrei fatta. Dopo un mese di tentativi riuscì finalmente a schioccare le dita. Ogni volta che qualcuno veniva a farmi visita gli mostravo le mie prodezze. Mi sentivo come un bambino che dice: Guarda mamma, guarda quello che so fare. Finalmente si riuscì a organizzare un incontro tra Sundiata e me. Con la presenza di Evelyn ebbe luogo in carcere. Sundiata lo fece venire dal carcere di New Brunswick. Non sono mai stata felice di vedere qualcuno nella mia vita, tanto quanto quella volta. Era difficile parlare perché le guardie erano praticamente appiccicate alle nostre labbra. Non sono capace di sussurrare ad Evelyn. E Devlin mi dice continuamente di abbassare la voce. Parlamo del processo e concordammo che era politicamente corretto essere giudicati insieme. La solita visita disundiata mi riscaldava il cuore. Mi sentivo male e mi rendevo conto del mio aspetto. Mi era venuta una bruttissima eruzione cutanea a causa del sapone del carcere e sembravano spaventapassi di sbilenco con la gobba, ma c'è qualcosa insundiata che trasmette calma. Da ogni parte del suo essere si avverte la presenza dello spirito e del fervore rivoluzionario. È il suo amore per il popolo nero, è così intenso che lo si può quasi toccare e tenere in mano. Non c'è niente di cui lo si possa rimproverare, è una persona veramente cordiale. Ogni volta che lo vedo lo immagino su una veranda da qualche parte giù al sud che respira l'aria estiva e culla dei bambini sulle ginocchia. La verità è che Sundiata viene dalla campagna. Lo negherebbe fino alla morte, ma è dalla testa ai piedi uno di campagna. E quando rideva in quel suo modo particolare era come fare un viaggio nel selvaggio Texas. Quando il colloquio finì era una persona diversa, mi sentivo molto più forte e non più sola. Non so quando. Ma da tempo avevo iniziato a raccogliere le tazze metalliche che mi davano per bere. Penso che fosse solo per il mio modo molto lento di bere che le tazze si erano accumulate. Non era affatto popolare tra le guardie, specialmente tra gli uomini. Molti non mi avevano mai neppure rivolto la parola e lo stesso valeva per me. Ma odiavano il mio coraggio. Per loro io ero un'assassina di sbirri e loro erano sbirri. Qualcosa mi diceva di stare molto attenta. Mi avevano dato un piccolo tavolo su cui mangiare e scrivere di notte prima di andare a dormire, spingendo il tavolo vicino alle sbarre e facendo una pila instabile con le tazze. Le sbarre si aprivano all'esterno della mia cella e il più piccolo movimento avrebbe fatto cadere la pila di tazze a terra con grande fragore. Accostavo anche la panca di legno dietro al tavolo, in questo modo chiunque avesse tentato di entrare avrebbe dovuto farlo con la forza. Usavo queste precauzioni tutte le sere sentendomi un po stupida, ma dovevo farlo. Una sera, nel mezzo della notte, le tazze caddero con grande rumore per terra. Mi svegliai immediatamente e trovai quattro o cinque guardie all'entrata della mia cella. Gridai con tutta la forza, in modo che qualcuno potesse sentirmi. Cosa volete? Cosa ci fate nella mia cella? Le guardie stavano all'ingresso della cella come se non sapessero più che cosa fare. Alla fine uno chiuse la porta e disse Abbiamo sentito un rumore, siamo venuti a vedere, stavamo solo controllando. Non avrebbero dovuto nemmeno trovarsi nella sezione femminile. La guardiana di turno quella sera, la più viscida di tutte, era scomparsa. Da allora, non importa in quale prigione mi sono trovata, ho escogitato sempre qualche tipo. Di modo per barricarmi in cella. In carcere non è affatto raro trovare un prigioniero impiccato o morto bruciato nella propria cella. Non importa quanto possano essere sospette le circostanze, queste morti vengono sempre archiviate come suicidi. Di solito sono prigionieri neri, considerati una minaccia alla regolare gestione del carcere. E per lo più sono i detenuti con maggior coscienza politica e sociale. Quando nel carcere arrivò Eva, fu una specie di evento. Di solito occupava la cella dove mi trovavo io, il resto delle donne erano alloggiate in due dormitori unici. Le guardiane non sapevano che fare, era già stata altre volte in quel carcere ed era nota come una rompiscatele. Tutti dicevano che era pazza. Il mio primo incontro con Eva fu quando si avvicinò alle sbarre, si sedette fuori dalla mia cella e mi disse che poteva viaggiare nel cosmo. La chiamava qualcosa come proiezione astrospaziale. Posso andare dove voglio ogni volta che voglio, mi disse. Ritorno adesso da Giove. Com'è stato? le chiesi. Ah, bello! C'era quella piccola gente carina. Sono color porpora, con la pelle di coccodrillo e i capelli blu. Puoi andare ovunque vuoi, mi disse, non devi fare altro che proiettarti. Puoi insegnarmi a proiettarmi fuori da questo inferno? Oh, è facile, disse. Io lo faccio sempre. Infatti adesso non sono qui. No, dissi, questo non va bene. Io voglio proiettare la mia mente e il mio corpo fuori di qui. Saresti in qua in carcere ovunque tu andassi, rispose Eva. Hai ragione, le dissi. Ma preferirei essere in un carcere di minima sicurezza o per strada piuttosto che qui nel carcere di massima sicurezza. L'unica differenza tra qui e la strada è che una è la massima sicurezza e l'altra è la minima sicurezza. La polizia pattuglia le nostre comunità proprio come le guardie lo fanno qui. Non ho la minima idea di come ci si senta ad essere liberi. Eva disse di capire come mi sentissi. Doveva saperlo. Ogni persona nera in America, se è onesta con se stessa, arriva alla conclusione che non sa come ci si sente ad essere liberi. Non siamo liberi politicamente, economicamente o socialmente. Abbiamo così poco controllo su quello che succede delle nostre vite. Infatti, una persona nera in America non è neppure libera di camminare per strada. Prova a camminare nella strada sbagliata di notte, nel quartiere sbagliato e vedi cosa ti accade. Eva ed io ci intendevamo a meraviglia. Spesso non capivo di cosa diavolo stesse parlando, ma delle volte aveva così ragione che mi chiedevo se fosse veramente pazza. Mi insegnò un sacco di cose sul carcere e raccontava continuamente delle storie divertenti sulla propria vita. Eva era una sorella enorme, pesava circa 135 chili. Aveva la pelle molto scura e i capelli tagliati cortissimi. La gente che ha interiorizzato gli standard bianchi di bellezza europea non la trovava attraente, ma per me c'era qualcosa di meraviglioso in lei, mi piaceva guardarla. Era stata una delle poche persone che ho incontrato nella mia vita con il coraggio di essere quasi completamente onesta. Facendo il calcolo, Eva aveva trascorso circa dieci anni della propria vita nell'Istituto di Correzione di Clinton nel New Jersey. Era stata lì anche in passato quando le donne lavoravano nella fattoria. Mi raccontava di come le donne venivano trattate, del fatto che l'esercito veniva chiamato per ogni minima cosa. Ero, era stata a Clinton durante una rivolta e aveva visto i soldati picchiare senza pietà delle donne. Una volta avevano picchiato così duramente una donna incinta che quella aveva perso il bambino. In questo periodo incominciai a fare le mie piccole passeggiate. Stare rinchiusa in quella gabbia tutto il giorno mi faceva impazzire. Così, quando le guardie mi portavano il cibo, passavo loro davanti e andavo in quella che veniva chiamata la stanza per il giorno, dove le donne mangiavano e guardavano la televisione. Andavo prima in una camerata, poi nell'altra, e alla fine rientravo nella mia cella. Non c'era nessun posto in cui potessi scappare visto che c'erano due o tre porte chiuse a chiave tra me e l'esterno. Le guardiane mi tormentavano dicendomi di tornare in cella e dopo un po' lo facevo, ma nessuna se ne preoccupava più di tanto. Finché un giorno una guardiana urlò: Torna qui, mi senti, torna indietro. Se c'è una cosa che non sopporto è sentire qualcuno che mi dà degli ordini. E se c'è un'altra cosa che mi fa impazzire è sentire una persona bianca che mi parla con quel tono di voce. Costringimi a venirci, le dissi. Così, grande e cattiva, voglio proprio vedere come fai a farmi tornare indietro. Fece un movimento come se volesse afferrarmi. Mettimi le mani addosso e poi ce la vediamo tra noi due. Toccami con una mano e farò schizzare il tuo cervello su quei muri. Per fortuna non ci provò, perché pesava almeno 25 kg più di me e io ero pur sempre nella parte del bandito con un braccio solo. Le avrei dato comunque del filo da torcere. Ero furiosa e frustrata e avevo già immagazzinato due o tre mesi di rabbia. Alla fine, comunque, rientrai nella mia cella, ma solo dopo averlo deciso io. Il suo comportamento mi spingeva ad assumere atteggiamenti di sfida. Ogni volta che per qualsiasi motivo apriva la mia porta, la spingevo da parte e passeggiavo per qualche minuto. Si fermava sull'uscio come qualcosa che io avrei potuto colpire o sbattere fuori. Era grande come una casa, ma non aveva alcuna forza. Alla fine chiamò i guardiani. Ero in uno dei dormitori a parlare con le altre donne, chiedendomi perché non venisse a tormentarmi quando dieci guardie entrarono nella stanza. Chi è Joan Chesimard? chiese il capo delle guardie. Nessuno rispose: Chi di voi è Joan Chesimard? Sembrava come se stessero per saltare addosso a qualcuno. Nuovamente nessuno rispose. Va bene, ve lo chiedo di nuovo: chi di voi è Joan Cesimard? Sono io, Johannes Scesimard, disse Eva. Quando le guardie guardarono Eva e videro quanto era grande, il loro tono cambiò immediatamente. Signorina Scesimard, vuole per favore tornare nella sua cella? Una delle guardie che stava fuori si avvicinò al brigadiere e gli batté sulla spalla. Io quella la conosco, disse, non è Scesimard. Sono io quella che cercate? dissi. Non volevo che Eva venisse coinvolta nelle mie pazzie. Ci vediamo più tardi, sorelle. Ne ho avuta abbastanza per il momento. Passai davanti alle guardie, entrai nella mia cella e aprì un libro. Il giorno dopo la solita guardiana mi mandò nuovamente in bestia. Non voglio più problemi con te, disse. Non voglio essere costretta a chiamare di nuovo gli uomini. Puoi chiamare la Guardia Nazionale, l'Esercito, l'FBI e chi altro ti pare. Puoi chiamare anche tua madre, se vuoi, le dissi. Non appena aprì la porta per portarmi il pranzo, la spinsi da parte e uscii. Presi il mio vassoio, mi sedetti con le altre donne e cominciai a mangiare. Non sapevo cosa sarebbe accaduto, ma volevo vedere cosa avrebbero fatto. Mi era rimasta ancora qualche cucchiaiata di cibo quando arrivò la squadra dei gorilla. "Ok, alzati e rientra nella tua cella. Non appena avrò finito quello che ho da mangiare." "Ora!", ordinarono. Mi mancano solo due cucchiai. Ora ordinarono alla guardiana, porta la prigioniera nella sua cella. La donna mi si avvicinò con le mani tese. Non mi toccare, le dissi, rientro da sola. Porta la prigioniera in cella, ordinarono. Fecero per afferrarmi il braccio e improvvisamente tutta la stanza fu in movimento: sedie, tavoli, tazze, vassoi volavano in aria. Ognuna stava scappando via o combattendo. La guardiana correva come una pazza verso la porta, e i guardiani invece mi saltarono addosso, io colpivo, davo pugni, graffiavo, mordevo e non so che altro. Alla fine riuscirono a riportarmi in cella e a chiudere le altre nei loro dormitori. Nessuna delle donne era ferita gravemente. Io avevo un paio di lividi e graffi, ma per il resto stavo bene. E mi sentivo bene. Avevo scaricato un po della rabbia accumulata dentro di me. Uno dei guardiani era stato ferito, non si sa come, ma aveva un taglio in faccia. Era lo stesso micciattolo che seduto di fronte a me in ospedale mi puntava addosso la pistola e togliendo e rimettendola sicura mi raccontava di quanto gli piacesse uccidere gli animali. Nessuno seppe come si fosse ferito o chi l'avesse ferito, ma tutti sapevano che il cacciatore era stato cacciato. Più tardi quello stesso giorno portarono un fotografo per fotografare le prove. Il giornale locale parlò di una rivolta nel carcere. Dei poliziotti e lo sceriffo vennero a ispezionare i locali. Dissero che stavano cercando l'arma che aveva ferito la guardia. Non trovarono nulla. Vennero di notte e portarono via Eva. La trasferirono al Vroom Building, l'ospedale del New Jersey per i pazzi criminali. La notte che se ne andò mi sentì triste e colpevole. L'avevo coinvolta nella mia pazzia me ne rimasi lì a pensare a lei, mi, sade, mi sedetti e a un certo punto scrissi questa poesia. Donna rinoceronte, donna rinoceronte che nessuno vuole e tutti hanno usata. Dicono che sei pazza perché non sei abbastanza pazza per inchinarti quando te lo dicono. Salve grande donna con cicatrici in testa e cicatrici nel cuore che sembrano non guarire mai. Ho visto la tua luce risplendeva. Tu hai dato loro amore, loro ti hanno dato merda. Hai dato loro te stessa, loro ti hanno dato Hollywood. Ti hanno fatto le fusa perché tu sai come ruggire e sostenerlo in pratica. Donna Rinoceronte, grande mamma in un piccolo mondo. Hai chiuso gli occhi e tubi di neon impazzano dentro la tua testa perché fuori era buio. Tu leggevi la tua Bibbia, ma Dio non è mai arrivato. Il tuo papà ti amerebbe, ma cosa direbbero i vicini? Ti odiano, mammina, perché smascheri la loro pazzia e la loro crudeltà. Possono vedere nei tuoi occhi migliaia di incubi che loro hanno reso veri. Donna nera, donna cattiva. Porta la tua grossezza in petto come un distintivo perché te lo sei meritato, donna forte amazzone. Adornati delle cicatrici come gioielli perché furono comprate con il sangue. Ti chiamano matta e quasi c'erano riusciti a farti credere queste stronzate. Hanno detto che sei brutta e tu ti sei nascosta dietro te stessa e ti sei crogiolata nella loro vergogna. Donna Rinoceronte, questo mondo è cieco, è fuori di testa e non può vedere quanto sei bella. Ho visto la tua luce e risplendeva. La maggior parte delle donne trasse dei benefici dalla rivolta. Nelle settimane seguenti quasi tutte le donne furono lasciate libere o mandate a seguire qualche programma. Il carcere era praticamente vuoto. È strano come vadano le cose. Quando corrisponde agli interessi del governo mettono la gente in prigione per rissa e quando corrisponde ai loro interessi fanno uscire di prigione la gente per lo stesso motivo. Da allora la porta esterna della mia cella rimase chiusa. Non era una cosa grave perché anche prima era stata comunque quasi sempre chiusa. Un giorno mi portarono un secchio di fagiolini, coltivavano la maggior parte del cibo nel carcere, gli uomini lavoravano nei campi. Ecco, pulisci questi fagiolini. Quanto mi pagate? chiesi. Non paghiamo mai i detenuti, ma se pulisci i fagiolini lasceremo la porta aperta mentre lo fai. Non lavoro per niente, non sono la schiava di nessuno, non sapete che la schiavitù è illegale? No, disse la guardia, ti sbagli, la schiavitù è stata dichiarata illegale, eccetto che in carcere la schiavitù è legale nelle prigioni. Controllai e vidi che aveva proprio ragione. Il tredicesimo emendamento della Costituzione dichiara: non devono esistere negli Stati Uniti né in nessun altro luogo soggetto alla loro giurisdizione né la schiavitù né la servitù involontaria, tranne che come punizione di un crimine per il quale il colpevole sia stato sottoposto a un regolare processo. Questo spiegava molte cose. Spiegava perché le prigioni e le carceri dello Stato fossero piene fino all'orlo di gente nere del terzo mondo, perché così tanti neri non riescono a trovare un lavoro e siano costretti a sopravvivere come possono. Quando sei in carcere ci sono moltissimi lavori e se non vuoi lavorare ti picchiano e ti rinchiudono in un buco. Se ogni stato dovesse pagare dei lavoratori per fare i lavori che i prigionieri sono costretti a svolgere, i salari ammonterebbero a miliardi. Le targhe di immatricolazione da sole costerebbero milioni. Quando Jimmy Carter era governatore della Georgia, ci faceva mandare, si faceva mandare una donna nera dal carcere per le pulizie e per fare da babysitter ad emi. Le prigioni sono un buon affare, sono un metodo per perpetuare legalmente la schiavitù. In ogni Stato ce ne costruiscono sempre di più e ancora di più sono in fase di progettazione. Per chi sono? Certamente non pensano di riempirle di bianchi. Le prigioni fanno parte di questa guerra di annientamento del governo contro la gente nera del terzo mondo. Il 19 luglio 1973 mi portarono a New York per essere processata dal Tribunale federale di Brooklyn per una rapina in banca avvenuta a Queens. Il viaggio fu come un cartone animato surrealistico, ci saranno state almeno 12 automobili nel corteo e ad ogni uscita dell'autostrada era piazzato un blindato dell'esercito. Tutte le auto avevano accesso, acceso le luci e le sirene, un elicottero ci faceva strada e gli sbirri che erano nella mia auto erano comici. Ogni tanto dicevano frasi di questo genere. Almeno siamo arrivati all'autostrada? Almeno siamo arrivati a New York? Almeno siamo arrivati in tribunale? Ogni volta che incrociavamo un'auto della polizia facevano un cenno e qualche volta alzavano il pugno. Quando i poliziotti eh, del New Jersey furono sostituiti da quelli di New York al ponte di Staten Island, si strinsero le mani e si passarono le consegne. Si chiamavano l'un l'altro fratello. Questo è il mio fratello agente, tal dei tali. Si comportavano come se stessero compiendo una pericolosa missione in Russia. Erano veramente spaventati. La paura dei bianchi nei confronti dei neri armati non cesserà mai di stupirmi. Probabilmente perché pensano che cosa farebbero se fossero al nostro posto. Specialmente quelli della polizia che hanno fatto così tante canagliate ai neri. Hanno la coscienza sporca che dice loro di aver paura dei neri. Quando noi neri ci organizzeremo seriamente, prenderemo le armi per combattere per la nostra liberazione, ci saranno molti bianchi che cadranno morti di paura per le proprie colpe. A settembre fui trasferita e sepolta nell'interrato del carcere della contea di Middlesex, probabilmente poi... Perché ero vicino al tribunale dove il processo del New Jersey sarebbe dovuto incominciare il primo di ottobre. Fui la prima e anche l'ultima donna imprigionata in quel luogo, era stato da sempre un carcere maschile. Quando arrivai mi fu data una coperta sporca e ruvide e un lenzuolo. Pensando che si fossero sbagliati, chiesi un altro lenzuolo e tutto ciò che ti spetta, dissero. Non posso dormire con questa cosa sporca addosso, ho bisogno di un altro lenzuolo, ci dispiace. Perché posso avere solo un lenzuolo? È quello che diamo agli uomini, ne diamo solo uno perché altrimenti ci si potrebbero impiccare. Possono impiccarsi anche solo con un lenzuolo, ribattei, ci dispiace. Per me non se ne parlava nemmeno di dormire con quella roba sporca e con un solo lenzuolo. Mi agitai, urlai, chiesi di vedere il mio avvocato, dissi alla guardiana che la prima volta che fosse entrata nella mia cella l'avrei strozzata con il lenzuolo. Alla fine me ne diede un altro. Se scrivessi un centinaio di pagine per descrivere l'internato del carcere della contea di Middlesex, sarebbe ugualmente impossibile visualizzarlo. Era una cella grande di color grigio verde vomito, il soffitto era coperto di segni di. Di ogni tipo, di tubi, alcuni grandi, alcuni piccoli, alcuni asciutti, altri che perdevano acqua. Non c'era luce naturale, i carcerieri rifiutavano di aprire le finestrelle vicino al soffitto. La temperatura media era sui 35 ⁇ gradi era infestato da formiche e mille piedi. Non avevo mai visto prima mille piedi e mi spaventava a morte. Erano enormi mostri che strisciavano sul mio corpo. L'11 dicembre 1978, per incarico della conferenza degli avvocati neri, l'Alleanza na nazionale contro il razzismo e la Commissione per la giustizia razziale delle Chiese Unite di Cristo, l'avvocato Lennox Hinz invitò, inviò una petizione alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite denunciando numerosi esempi di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali di certe classi di prigionieri politici negli Stati Uniti a causa della loro razza, delle loro condizioni economiche e delle loro idee politiche. In seguito alla sua petizione, sette giuristi internazionali visitarono numerosi prigionieri dal 3 al 20 agosto 1979 e resero note le loro conclusioni classificarono i prigionieri in quattro categorie. La prima comprendeva i prigionieri politici definiti come una categoria di vittime del comportamento indegno dell'FBI e attuato mediante la strategia Cointel Pro e altre forme di comportamenti governativi illegali per i quali i militanti politici erano diventati dei bersagli privilegiati per provocazioni arresti illegittimi montature costruzione di prove tale categoria comprende quantomeno i dieci di Wilmington i tre di Charlotte Assata Sakur Sundiata Coli i mari Obadele e altri imputati membri della Repubblica della Nuova Africa David Rice Ed Poig-Dexter, Elmer Geronimo Pratt Richard Marshall Russell Minz Ted Means e altri imputati militanti dell'American Indian Movement. Hanno preso in considerazione il mio caso nella sezione del loro rapporto che trattava della detenzione in isolamento. Uno dei casi peggiori è quello di Assata Sakur, che ha passato più di 20 mesi in isolamento in due diverse prigioni maschili, sottoposta a condizioni assolutamente inadatte a qualsiasi prigioniero. Altri mesi li ha trascorsi in isolamento in prigioni miste o femminili. Adesso, dopo una lunga vertenza, è detenuta nell'Istituto correzionale femminile di Clinton, in regime di massima sicurezza. Non è mai stata sottoposta a punizioni per aver infranto regole del carcere che potessero in qualche modo giustificare un trattamento così crudele e inusuale.